Se hai bisogno di soldi, vuoi un'aggiunta dell'Axo o completi mudati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e se siete da PS, in descrizione trovate i gruppi anche per PlayStation. E adesso al nuovo video. Benvenuti, raga. Qua è Savix che vi parla. Allora, ragazzi, oggi duplicazione assurda con la Issy, ragazzi, in solo. Requisiti: ci servirà la Issy, ci servirà il bunker con all'interno il nostro com, e dentro il com al deposito veicoli che si mette nel terzo slot, ragazzi, dovrà esserci il veicolo da sacrificare, che deve essere per forza una moto, quindi un Faggio o una Sanchez, che sono quelle che costano meno, ragazzi. Una volta che avete comprato il Faggio o la Sanchez nel bunker, dentro il com avete fatto il primo step. Dopodiché, ragazzi, come requisito ci servirà quindi la clubhouse con l'officina all'interno, in modo che quando saliamo sul veicolo potremo fare una modifica. Quindi comprate anche una moto all'interno della clubhouse. A questo punto, una volta fatti questi step, ragazzi, possiamo iniziare con la duplicazione. Quindi, ragazzi, richiedete la vostra Issy, che non è fondamentale dove ce l'avete, la richiedete dal vostro meccanico, ovunque essa sia, ed entrate dentro il bunker senza entrare nel com. Lasciate la Issy, ragazzi, in questa posizione dove la lascio io. Dopodiché, raga, possiamo tranquillamente uscire dal nostro bunker a piedi. Mi raccomando, attivate tutte le attività se volete fare il glitch con il teletrasporto. Io oggi lo farò con il teletrasporto, ragazzi, ma voi potete farlo tranquillamente con uno Sparrow o con il Buzzard del CEO. Comunque sia, ragazzi, con veicoli speciali che non sono di vostra proprietà. A questo punto io mi teletrasporterò con l'attività più vicina alla clubhouse. Ragazzi, ultimamente su Anahuac ci sta capitando un secondo messaggio, che è quello dell'MC. Quindi se vi dà quel messaggio dovete accettare il primo, accettare il secondo di questo messaggio, che è quello dell'MC, e rifiutare il terzo, che è quello della mira. A questo punto avremo un leggero caricamento un po' lunghino, dopodiché spawneremo dove volevamo andare. A questo punto, una volta che siamo spawnati, siamo di nuovo visibili, ragazzi, andiamo nella nostra clubhouse. Mi raccomando, non chiamate veicoli personali, sennò si sbagga il glitch. Quindi ce l'ate a piedi o con un veicolo del civile, ragazzi. Una volta all'interno, niente di più facile, raga. Salite sul veicolo, quindi in questo caso io ho usato il Faggio, e ci farò una modifica qualsiasi, ragazzi, la meno dispendiosa per voi è meglio. Io userò questa qua, ma poco cambia. A questo punto, una volta fatta la modifica, ragazzi, non ci resta altro che uscire dalla clubhouse e tornare al bunker. E io lo farò, ragazzi, con il teletrasporto. Vi velocizzo tutta la clip. Quindi a questo punto, ragazzi, andiamo a teletrasportarci al nostro bunker, mi raccomando. E una volta che siamo all'interno del nostro bunker, avremo ancora la Issy in quella posizione. Ragazzi, se la Issy non è in quella posizione, vuol dire che avete sbagliato il teletrasporto o si è buggato il glitch. Comunque sia, guardate bene la targa, ragazzi, che appena io salgo, la targa cambia i numeri. Quindi questa duplicazione cambierà le targhe e non avremo bisogno delle targhe personalizzate per venderla, ragazzi. Quindi saliamo sul veicolo, andiamo a sostituire il veicolo duplicato con quello che sta nel com, che sarebbe un Faggio, che in automatico il Faggio sarà andato alla clubhouse, ragazzi. Quindi la Issy duplicata è nel com, la Issy madre, diciamo, sta dove l'avete chiamata all'inizio, e dentro la clubhouse ci sta il Faggio, ragazzi. Quindi a questo punto, se volete continuare a duplicare, io vi consiglio di andarvi a vendere direttamente la Issy o la spostate, rimettete il Faggio dentro il com e fate tutto il procedimento come avete visto. Ragazzi, questo glitch non è dei migliori, sì, è in solo, ma non è dei migliori. Io spero che i miei video vi piacciono, raga, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix e sbadabam, raga, al prossimo video, buona visione.